Grazie Fabrizio per la linea. Siamo in diretta dalla libreria Feltrinelli di Porta Nuova. Siamo qui per parlare con Niccolò Fabi di questo bellissimo CD, Le parole di Lulù, il cui ricavato andrà tutto per un ospedale in Africa. Esatto, Niccolò? Sì, non è esattamente un CD, è principalmente un DVD, un video racconto di un concerto che c'è stato vicino a Roma il 30 agosto scorso. Da questo concerto è nata una raccolta fondi che ha già dato inizio a dei lavori di ristrutturazione di un ospedale pediatrico in Angola, e ora il nostro tentativo è quello di raccogliere altri 30.000 euro per garantire, oltre alla ristrutturazione, anche la fornitura di macchinari, medicinali per un anno, e questo attraverso la vendita di questo DVD, che è il video racconto di quella giornata. E come valore aggiunto ho anche un CD, che è un duetto che ho fatto con Mina della sua canzone Parole Parole. Sei contento, immagino, del fatto che comunque ci sia stata grandissima partecipazione di cantanti alla realizzazione di questo DVD? Sì, diciamo che così, l'amicizia in quella giornata è stata un valore veramente fondamentale. Quindi sì, più di 50 musicisti, e sono difficilissimo, è impossibile fare tutti i nomi, però molti dei più importanti artisti italiani hanno fatto una presenza in quella giornata, cantando 5-10 minuti, ma non era tanto quello che hanno fatto sul palcoscenico quanto proprio il fatto di essere fisicamente lì e di passare una giornata insieme a tutti noi. E quindi il video racconto è il tentativo di rendere quell'atmosfera che c'era quel giorno. Non è un DVD del concerto, perché le riprese di un concerto avrebbero dato a quella giornata, secondo me, un aspetto troppo professionale che quella giornata non ha avuto. È stato un incontro molto informale.